a raccontare perché hai deciso di fare un documentario su Enzo Tortora, come anche hai lavorato, che tipo di materiale hai recuperato e che cosa vedremo tra poco. Ho fatto il film di Enzo Tortora perché lui è oggi ancora l'icona della mala giustizia, è un uomo che è stato colpito in piena notte, arrestato e manettato davanti al mondo, davanti ai media e davanti all'opinione pubblica, quindi è un uomo che deve rappresentare tutti noi la mala giustizia, soprattutto a fianco alla buona giustizia, perché lui comunque ricordiamoci sempre che a Napoli l'hanno arrestato ma l'hanno anche assolto, quindi questa è una cosa molto importante. Tortora, che è stato scritto da Sciascia, dice che non sia un'illusione, cioè, eppure non è bastato, su Tortora ancora non se ne parla, ancora i magistrati ne discutono, diciamo, in maniera fatica, addirittura loro sono stati promossi, sono stati tutti promossi. Allora cominciamo a vedere Enzo Tortora, Una ferita italiana, e poi facciamo un po' di domande ai nostri ospiti. Qualcosa sta cambiando, adesso quando uno viene assolto ci sono pagine intere che parlano, cioè ci sono giornali che parlano. Cioè ci sono delle cose, a differenza di 30 anni fa, che però non esisteva. Cioè se uno veniva arrestato, appunto, era colpevole, a prescindere da tutto, ma veniva arrestato colpevole. Che cosa mi hanno detto in questo film? Io non ho mai raccontato, sono delle cose irripetibili. No, vedi, ma sono persone che stimo, sono giornalisti che stimo. Sono giornalisti che sì. E quando tu gli chiedi le cose che ho passato io per farlo proiettare alla camera, poi quando sono, alla fine c'avevo pure i miei dubbi, poi alla fine quando l'hanno visto si sono commossi in molti, mi hanno fatto i complimenti, però fai. Dicevo giustamente Michele delle figure di questi pentiti che realmente dentro quelle gabbie facevano un'autentica sceneggiata, no? Con i gesti, i movimenti, erano un po' più su, chiaramente su un palcoscenico. Non si sentono nel documentario, ma non era capito di vederle in altri materiali, o comunque. Sì. Però guarda anche i giornalisti, sì, sì, come vanno a raccogliere le dichiarazioni di uno che sta dietro la sbarra condannato, come si vanno ad avverare. Però sta dietro la sbarra del condannato, non è che dici io non lo sapevo. Perché era così? E appunto questi pentiti nel racconto totalmente inverosimile dicevano delle cose deliranti. L'avvocato della Valle lo dice all'inizio, alcuni di questi erano dei autentici malati di mente, non dei matti, dei mitomani. Secondo me erano più che matti, erano organizzati, perché hanno costruito proprio un percorso apposta perché volevano benefici, e questo è il problema più grosso, perché hanno fatto proprio una grande, cioè hanno fatto dei racconti anche molto molto intelligente. Tra l'altro Michele, credo, insomma, non so se quest'anno, però da poco si è intervenuto proprio in questa polemica, no, di uno dei magistrati, che è questo Marmo, che è stato nominato, no, assessore a Pompei, se non sbaglio, e tu hai lanciato provocatoriamente, ma non tanto, la proposta di trasmettere a Pompei proprio il film di Ambrogio, no? Proiettare il film di Ambrogio a Pompei, e poi gli avevo chiesto di farsi il promotore presso gli altri due magistrati per aprire un dibattito su questa cosa e poter ragionare su questa cosa, arrivate alle scuse. E lui prima ha chiamato me, poi ha chiamato, penso, Ambrogio, dicendo io chiedo scusa, io sono disposto a fare qualunque cosa lei mi chiede, onorevole, perché ho sbagliato, ma non mi chieda di coinvolgere gli altri due. No, cioè, alla fine gli altri due lo hanno smentito, gli hanno detto ha sbagliato lui, chieda scusa a lui, noi non abbiamo sbagliato. Questo è lo stato delle cose. E comunque il film non si è proiettato, noi ci siamo inventati di chiedere ospitalità al paesino vicino per proiettarlo là vicino, perché ora, scuse, non scuse, il film non si è mai proiettato a Pompei, non si proietterà mai. Uno dei
delle persone che intervista Ambrogio Ceduto dice una cosa nel finale molto interessante: se questa vicenda qua, cioè con il più importante conduttore televisivo italiano, viene arrestato, completamente innocente, un caso di malagiustizia assurda, fosse successo negli Stati Uniti, sarebbe diventato un film da Hollywood. Ora, senza nulla togliere il lavoro di Ambrogio, che è molto bello e importante, il fatto che il caso di Enzo Tortora non sia mai diventato poi un grande film, una grande fiction, se non quella della Rai, abbastanza modesta peraltro, dell'anno scorso, forse racconta qualcosa anche di questo paese, dell'incapacità di raccontarlo. Ringrazio innanzitutto i presenti, quelli che sono rimasti e coloro che hanno fatto il viaggio da Roma per stare qui con noi questa sera e far raccontare un'altra pagina della nostra storia italiana. Grazie ancora.